sezione abbastanza banale, che però ha la particolarità di riunire nuove di un grande designer e soprattutto una grande ditta italiana, una gloria del Made in Italy. Ciao! Ciao Paolo! Ben trovato! Ciao! Ciao Alessandro Paolo. Rosa! Un onore, piacere! Da dove arrivi? Da Forlì. Io sono un consulente finanziario con la passione dell'arte, arte moderna, design, di variato. Ti piace più la consulenza finanziaria o l'arte? L'arte. Però si può unire, si possono unire due cose. Si possono, c'è la baia. Consigliando di investire in arte. Ah, in questo senso. Ah, sì, direi che è un ottimo investimento, più che altro per il cuore. Sei nel posto giusto, Paolo. Che cosa ci hai portato? Hai visto? È una cosa apparentemente banale dell'uso che ha un cestino col posacenere sopra, ma racchiude in sé lo spaccato d'arte e design degli anni 60 e 70, sia perché l'autore che l'ha disegnato, poi soprattutto per la ditta che l'ha richiesto, che per me è una delle glorie italiane del secolo scorso. E qual è? Olivetti. E dove l'hai trovato? Io sono appassionato di fiere e beccatine, avevo sempre visto la parte superiore che è il posacenere. E poi invece dopo in un angolo c'è anche l'altro pezzo che non avevo mai visto, poterlo vedere integro e tutto intero non è facile. L'hai usato questo? No, anzi la particolarità è che non è mai stato usato. Alessandro, ci dai delle informazioni? Sì, ve le do volentieri, sono oggetto Olivetti, è oggetto a carte con sopra un portacenere che si può sollevare e poi svuotare, questo è composto da due parti e si svuota. Allora, questo è stato prodotto per Olivetti Synthesis. Questo gruppo di lavoro di design straordinario era coordinato da Ettore Sozzas, che è stato legato a Adriano Olivetti per circa una ventina d'anni, più tantissimo. Olivetti Synthesis realizzava mobili per ufficio, quindi scrivanie, schedari, armadi, cose che noi vediamo, magari li abbiamo ascoltati, perché hanno veramente avuto una diffusione straordinaria. Moltissimi uffici, insomma, negli anni 70 avevano questo arredo Olivetti. Questo è in ABS, ha una costruzione molto bella, lo vedi immediatamente, che è una realizzazione di una mente particolare. ABS? Sì, è questo particolare materiale di plastica che è molto resistente, molto duro. Ed è stato usato questo? Io ne ho visti molti di questi, però sai, hanno tutti dei difetti, un colpo, perché questo lo sollevavano, cadeva, o graffi o difetti. Questo è veramente in perfette condizioni, spesso solamente questo pezzo qui stava sulla scrivania. Questo oggetto l'ho tenuto in questi anni, è stato in possesso come un'opera d'arte sotto un plexiglass di sotto. Paolo, secondo te quanto vale? Guarda, io non l'ho più visto intero in altre parti. Possibilmente questo, se lo vedessi in un negozio, con un mercatino, a 150-200 euro, mi comprerei ancora. Vogliamo chiederlo ad Alessandro. Quanto può valere per lei? Allora, guarda, vale un po' di più di quello che pensi, sì. Perché è diventato raro ed è soprattutto questo, in particolare, in perfette condizioni. Credo che realisticamente valga 250 euro. Direi che un ottimo prezzo, poi con il mercato. Beh, certo. Cerchiamo di piacere sicuramente a tutti i nostri. Ma credo che chiunque abbia un minimo di senso estetico, senso artistico, possa piacere. Bene, Paolo, ci vediamo dopo in sala. Piacere mio. Grazie. Ciao Paolo, ciao. La valutazione è andata anche oltre le mie previsioni. Spero che con i mercanti vada ancora meglio. Allora, è inutile perdere tempo. Chiamo il prossimo venditore che si chiama Paolo. Oh, no, nome bellissimo. Che bel nome. Paolo, Paolo. Eccolo, che bel nome che c'hai. Ti presento i nostri mercanti. Ben trovati. Ciao, salve. Ciao, Paolo. Paolo, ho capito cos'è? Dimmi. Anch'io. Anzi? Sì. Olivetti? Sintesi. Ettore? Sozzas. Colore? Grigio. Io, avuti di tutti i colori, io, amanti alla follia, mi batterò fino alla fine. Ah, no, no, è il classico colore. Questo. Bello, però. C'è attinenza tra l'oggetto e il lavoro? No, con la passione. Appassionato di arte moderna e design, e l'ho ottenuto come opera d'arte in casa per diversi anni, incapsulato in una teca. Infatti è conservato bene. Sono contento perché finalmente mi è capitato di trovarlo completo. E
della prima volta. Qui non abbiamo il marchio Olivetti, ma abbiamo una linea Olivetti, la Synthesis, appunto, che con Ettore Sozzas hanno creato questo arredo d'ufficio. Pensava proprio al fatto di abitare l'ufficio, non come contenitore di lavoro. Lui ha fatto tantissime espressioni, questo a me piace di più così. Appoggiato, e questo diventa un bel cestino. Ti apre, Stefano? Sì, si apre qui. Apre. E si svuota. Sabbia c'è all'interno. Sì, certo. Ma è pazzesco, è un oggetto bellissimo. È così scultore, Roberta, o no? Mamma mia, ed è plastica. Anche il colore è bello. Potrebbe essere raro questo, ma questo è più comune. Sì. Ma il fatto che sia completo comunque ha un valore aggiunto. Sì, perché sì, la parte di sopra si trovava poco. Beh, sì, nel senso, tutti tengono questa e nessuno abbina, cioè qui è completo così, ma tutti fanno così, appoggiano l'oggetto sul tavolo, perché anche io lo faccio. Mi piace molto, dirò un abominio, mi piace la parte superiore, probabilmente quella la utilizzerei quasi come una scultura appesa al muro, la parte sotto bella, ma sì, è vero, diciamo che la superiore è quella che mi attrae. Rendere bene lo stesso della carta non è una cosa da tutti. No, ottima osservazione. Già il fatto che anche sistemato qui in ottima posizione. L'ho sempre inteso, l'ho sempre visto come un'opera d'arte, non come un cestino. È una cosa bellissima che è la celebrazione massima per me. È il massimo. Visto che qui, guarda, io ho le tue stesse emozioni, dico, stiamo parlando di una cosa che amo, la follia, è giusto metterlo qui. Giusto. Cioè, poi va oltre l'idea di Duchamp, certo, che prendeva il primo oggetto nelle cose sotto casa per diventare arte. Qui c'è anche il design. Certo. È un design che nella cosa superiore. Peccato che non valga niente, però Paolo. Allora, tornerà. Bravo. E tu lo usavi per la carta, per il secco, raccontaci. Per l'umido. Dopo che sei stato, capito, eccesso nella descrizione, dici questo. Ti uccidi da solo. Il bidoncino della Olivetti è proprio l'oggetto per me. Me la dovrò combattere contro Stefano. Apriamo l'asta. 50. 70. 90. 120. 30. 150. 160. 161. 100. 20. 150. 80. 100. 20. 50. 80. Giovanni, ragazzi, vuole il mio Sozzas. È molto combattivo, mi fa paura. 400. 20. 50, 60, 500. Stefano è interessato almeno quanto me, non mollerà. Tu. Ok, grazie. 500 euro per uno. Grazie Paolo, in Synthesis è già mio. 520. In Synthesis non sarà mio. 521, 522, 523. Paolo, accetti? Ovviamente sì. Per 520 euro. Sei troppo simpatico. Giovanni si aggiudica l'opera d'arte. Complimenti, bellissimo oggetto, ottima battaglia, aggiudicato. Complimenti, grazie. Molto carino. Finalmente ce li ho tutti e due assieme. Scusi, lei ne ha un altro? Perché io non ho tre, lo stavo per dire, il prossimo che trovo chiamo Stefano e te lo do anche a me. No, scusa, ho comprato uno, dai a me, poi io lo giro a lui. Bravo. Valutazione del dottor Rosa? Allora, il dottor Rosa ha valutato 2,50. Paolo, grazie. È stato un po' severo. Grazie, hai portato un oggetto molto, molto bello. Paolo, grazie. Bello. Ciao, caro. No, Paolo, grazie. È andato benissimo, direi. Ho visto che ho suscitato un grande interesse da parte di quasi tutti i mercanti. Direi che meglio di così non poteva andare. Sono contentissimo. Giovanni si è aggiudicato in asta il posacenere Olivetti portato da Paolo. E se tu. Paolo.